vorrei dire qualcosa, modestamente qualcosa, su un film che è considerato un grande film. È un grande film, anche se non mi è piaciuto tantissimo, lo considero molto pesante. Un grande film, Il Cacciatore, è considerato anche dall'American Film Institute come nei primi 100, mi pare che al 59esimo posto nell'ultimo censimento tra i film americani più belli prodotti. E un film del 78 per la regia di Michael Cimino, un grandissimo regista, con grandi attori, Christopher Walken, Robert De Niro, John Cazale, che io ho amato tanto, ha avuto una carriera breve però grandissimo attore. Meryl Streep, diciamo, all'inizio quando iniziava a essere famosa, ha avuto quella sua prima candidatura all'Oscar come miglior attrice protagonista. E quindi grandi attori, attori e attrici. John Savage. Del Cacciatore è famosa quella scena. L'uomo Robert De Niro e Christopher Walken che interpretano degli amici di origine russa che sono in America negli anni 70, lavorano insieme con altri, lavorano in un'acciaieria e poi vengono chiamati dalla guerra, del Vietnam. E ne passano di tutti i colori, mille tormenti. Famosa quella scena in cui quando sono catturati dai Vietcong e costretti a fare quel gioco di morte della roulette russa, dove quella benda rossa, no? Sulla fronte, girano il grilletto con una sola pallottola, se lo piantano e sparano, sperando che non sia quello il colpo che gli farà esplodere la testa. Ecco, un gioco mortale. E la trama è questa, si parla della vita in provincia di questi immigrati dalla Russia, di questa piccola comunità, in cui ci sono amori, un po' tradimenti, un po' cose comunque, che dopo partecipano, alcuni di loro a questa guerra in Vietnam, tornano, ma sono disadattati per tutto l'orrore che hanno patito, anche psicologico, fra cui questa roulette russa, e parla appunto anche di questo difficile, se non impossibile, riadattamento alla vita normale, perché quelli che non sono partiti per la guerra non potranno mai capire quelli che hanno fatto parte della guerra, quelli che hanno visto, cioè questa distinzione, no? Quelli che tornano sembrano quasi dei altri esseri, cambiati in peggio. Che dire, è sicuramente un grande film. Bello, dipende a chi piace, perché è un grande film, può non piacere. Io l'ho trovato molto pesante, pesante nella struttura, pesante anche nella pellicola già si vede. Non sono molto nitide le immagini per me. Pesante nella trama, pesante in tutto, c'è una cupezza, un'ombra di morte che pervade tutto il film. L'ho guardato una volta, per me sarebbe molto difficile riguardarlo tutto. Non ce la farei. Eppure ci sono altri film di violenti, però non so. Guardo Il Padrino, un film più iperviolento, però a me piace tanto, lo riguarderei mille volte perché è una violenza quasi narrata, creata, una violenza. Invece questa è una violenza del cacciatore cupa, cruda. Senza nessuna speranza, un'ombra di morte continua.
un senso di nero che pervade il film, che cala come la tenda di un ragno, sempre più spessa, sempre più scura, che prende tutto. Alla fine non ce la faccio più. Guardato anche Apocalypse Now, ma non è così. Non ci sono assolutamente momenti divertenti. Ci sono delle cose belle, a parte la recitazione comunque degli attori estremamente grande. È famoso anche quella canzone I Love You Baby. Molto bella quella canzone, che fa da contrasto la bellezza di questa canzone particolare con la cupezza, l'atmosfera terribile che pervade il film. Grandi attori, Robert De Niro, sì, che sempre lui vuole immedesimarsi fino in fondo, questo metodo dell'actor studio. Ho sentito recentemente che poi lui nelle scene aveva voluto veramente caricare nelle scene più crudeli, aveva voluto caricare la pallottola, la pistola veramente solo con una pallottola per dare creare quell'emozione proprio fra di pallottola, un'emozione vera, a quel senso di paura della morte, dell'esplosione di questa pallottola. Anche se però dopo ho letto che comunque era sempre visionata in sicurezza, no? Si vedeva comunque dal rullo che quando sparava non era quella. Ma allora dico, o lo fai o non lo fai, non una via di mezzo. Comunque De Niro è così. È un grande attore, io non ho mai condiviso certe sue scelte, come quella di ingrassare un toro scatenato, poi quando ha fatto Al Capone, e poi, poi diminuire di peso, oppure anche quando ha fatto Cap Fear, il promontorio della paura. Si era fatto veramente togliere i denti e dopo rimettersi, togliere i denti per dovevi un personale disadattato, psicopatico. Per me è assurdo fare questo. Se uno è un bravo attore, finge le cose. Se uno ha bisogno di fare questo perché affinché sia più reale, vuol dire che non è abbastanza bravo, secondo me, anche se dirò un'eresia, molti non sono d'accordo, da arrivare a quel punto che non riesce a fingere. Invece, se sei bravo, fingi. Io mai farei una cosa così. È assurdo fare queste cose. Fingi, lasciando sempre, credo, la tua personalità, perché io credo che se anche facciamo, non so, dovessi fare, dico, Martin Luther King, però lo faccio in un modo mettendo, cercando di dare un'impronta della mia personalità. Non mi voglio annullare completamente, non è giusto. Anche Jean Dujardin, quando aveva fatto il film che ha vinto l'Oscar, The Actors, lui ha detto che un attore deve lasciare comunque la sua impronta. Deve lasciare la sua personalità, non si deve annullare completamente. Lui ha vinto l'Oscar, quindi se l'ha detto lui, va bene. E poi vorrei dire, spendere qualche parola per il grande John Cazale, che aveva fatto nel Padrino, aveva fatto nel Padrino De